via. IVA 2022, una delle novità, ma veramente novità, tutte italiane. Siamo qui con il nostro amico DP 414 Factory. Grazie Rocco, grazie ragazzi di Good Guys e benvenuti nel stand di 414 Factory. Prego, se hai qualche domanda. Sì, sicuramente entusiasti di essere qui con il nostro amico DP. Che ha dei prodotti nuovi, di nuova concezione, tutti realizzati dal suo grande background, perché conosciamo il background di DP. Parlami un po' di questi plate carrier che sono in esposizione, allora, raccontami un po' come siamo messi. Guarda, hai proprio toccato appena adesso proprio uno dei pezzi forti, che poi tra l'altro è stato quello che ha fatto da richiamo durante tutto quanto l'evento, e obiettivamente ha avuto un gran successo. Si parte, per comprendere l'impiego, le caratteristiche del plate, da quella parolina lì su, adatti, quindi qualcosa che si possa adattare all'operatore. Sì, sostanzialmente è adattivo a missione, task, ruolo, camouflage, equipaggiamento, tipo d'arma, tipo di piastre, questo vuol dire adattivo. Io vorrei farti vedere, ad esempio, si parte da questa struttura molto semplice, completamente liscia, quindi vuol dire, cioè, ti permette un trasporto anche sotto giacca. Andando a rimuovere uno alfa, quindi solo il back, quindi è modulabile, sono smontabili. Esatto. Tramite velcro io rimuovo il pannello posteriore, fisso l'harness e sostanzialmente vado a ottenere un chesty con però l'addizione della piastra balistica. Certo. Che poi posso usarlo con un frontal plate oppure no, ma sostanzialmente ho un chesty balistico. Viceversa, monto sopra il back plate carrier e ho un vest block of fire. Vado ad aggiungere quelle che sono i cage, quindi sostanzialmente... Esatto, parlami di queste cose che sono molto interessanti. E caspita, sembra quasi una fibra di carbonio. Allora, questo è Tegris. E Tegris è il brevetto che materializza quindi questo prodotto, ultra leggero, ultra resistente, tant'è che io durante tutta l'esposizione, durante tutta la fiera, ho consegnato in mano l'oggetto in questione e la sfida è la prossima domanda quando l'hai rotto. Esatto, è però vero. La questione è che se tirano sui tonni, questo probabilmente resiste. C'è un bel motivo. Il fatto è che andando ad applicare i cage sta per cabbia, io vado a ricostruire quindi di conseguenza il modo tradizionale molle, quindi il sistema che mi permette di vincolare tutte quante le cose. Tornando ad attivo alla missione, direct action, military assistant, protection, SR, long range, cioè quindi qualcosa di più leggero. Sì. Eccolo che l'operatore con un solo play riesce a soddisfare tre missioni, no? Certo. Un'altra cosa importante che va detta è per esempio la struttura interna data dalla caratteristica del Dura Stretch. Io riesco a inserire dentro diversi tipi di piastra: taglio swim, taglio sapi, soft armor, hard armor, è completamente adattabile a ogni piastra, e questo non è da poco. No, certo. Altro aspetto importante è quello che è il minimo essenziale per il soddisfacimento della missione. Mm-hmm. Come sappiamo, ammo, radio, IFAC sono i tre pilastri per l'operatore. Tramite le alette fisse, quindi le wing pouch che abbiamo sui lati, io vado a cambiare la configurazione o a cambiare l'assetto, ma quello che mi permette di trasportare radio, IFAC, ammo, lì sta e lì rimane. Quindi mantengo una certa memoria muscolare sia nel gesto, sia nel dissipare i materiali, quindi dividerli. Quindi non devo spostare con cambio assetto devo spostare poi il materiale, e questo è qualcosa molto importante. Come allo stesso tempo è importante il fatto che se devo cambiare task sta pure per incarico interno al team, non devo stare a rimuovere le utility o le admin coach o quello che sia, vado a rimuovere direttamente il cage. E lo faccio questo in un brevissimo tempo, cioè sostanzialmente il tempo di rilasciare il cage. Fammi vedere, facciamo proprio una prova. Guarda. Guardiamo la prova. Fallo col cronometro. Ecco. Via, sono partito, ecco. 5. Fai conto. 1.
fissare tramite l'elastico anche su quest'altro lato, poi chiudo tramite i vetri. Wow, ora, ragazzi, consideriamo che siamo passati veramente veloce, mo lui perché ha temporeggiato, ma siamo su circa 20 secondi, cioè in 20 secondi abbiamo cambiato questo, la modalità. Allora, perché ci tenevo a mostrare questo? Perché il tempo è fondamentale per l'operatore quanto per l'operazione. Certo. Se l'operatore deve spendere tempo a cambiare assetto, rimuovendo le utility, certo, le varie poach, non finisce più. Taglia il tempo ad un'altra fase importante dell'operazione, può essere la pianificazione, certo, rialzare, certo, o certo, quello che sia. Allo stesso modo, in questo modo io guadagno quel tempo, quindi si favorisce l'hai il successo. L'hai pensata bene, giustamente, io prima, da operatore, di vecchia esperienza. Ero magazziniere. Però giusto, questa esperienza da magazziniere ha permesso di guadagnare tempo e non ce ne sono. Io credo che tu sia il primo ad aver ottimizzato questa tempistica. È un'idea originale, sostanzialmente, allora, quello che poi hai visto nasce da delle lezioni apprese, quindi... Cioè, non seguo uno stile tactical o uno stile... No, hai la tua concezione di... È funzionale. Esatto. E tutti i prodotti sono nati da lezioni apprese. Quindi una, qualsiasi tipo di utilità. Una collezione di appunti. Esatto. Che poi mi ha permesso di andare avanti e sviluppare questi prodotti. Perfetto, ma però, questa lezione, diciamolo, perché ovviamente nei tuoi anni da magazziniere, quanti anni hai fatto? 28 anni, ragazzi, cioè 28 anni di taccuini e di una lunga storia. Questo ragazzo, oltre a essere un good guy, è proprio bravo, disponibile con tutte le persone che poi vorranno sicuramente contattarlo per avere qualche nozione, qualcosa, grazie, in più. E veramente DP è sempre stato a disposizione. Io, grazie, parola mia da good guys, riconosco che è un veramente good guys. Grazie, lo apprezzo tantissimo. Però c'è un altro però, non è finito qui, vero? Abbiamo terminato nel raccontare i nostri pet care, ma abbiamo anche una novità. Tutta un marchio 414 Factory brevettato. Ragazzi, vi presento questo modello. Lascio la parola a DP, che ci racconta da dove nasce l'esigenza di arrivare a fare un camo tutto 414. Sì, andiamo, iniziamo a parlare per ordine, scusate, sono un po' maniaco. Allora, il sovravestito, intanto parliamo della policromia. La policromia è una policromia nostra di proprietà, quindi è una foggia disegnata da me, studiata quindi sul campo, testata ripetutamente sul campo, è quella che si presta meglio per quanto riguarda l'ambiente innevato. Il sovravestito non va visto solo come un capo bianco per terreno innevato, ma in realtà noi siamo in grado di stampare qualsiasi policromia o qualsiasi foggia si voglia stampare sul prodotto. Quindi questo che cosa vuol dire? Permette la transizione di un'area d'operazione bianca, un'area d'operazione verde o da una urban dove non siamo vincolati a solo capo bianco. Esatto, io sono vestito in questo modo, ho necessità di una copertura camo, tiro fuori il mio pacchettino, butto sopra l'oversuit e riesco a mimetizzarmi subito. Beh, una particolarità di questo capo, ovviamente quella che mi salta subito all'occhio, è questa enorme tasca. Esatto. Enorme tasca che mette a disposizione, io credo in una frazione di secondo, di poter allora, aprire. Questa tasca è fondamentale per uno, coprire, conservare e quindi celare, certo, e accompagnare il camo, ma partendo dall'inizio, dalla testa, certo, abbiamo questa retina che può essere usata o non usata, quindi posso avere il volto scoperto. Facciamo vedere perché ha la sua pochette per poter tenere ovviamente questa retina, perché poi uno magari si immagina che la se la mette sotto la testa, invece no, c'è la sua pochette. Grazie. Quindi abbiamo una visiera semirigida in modo tale che l'osservazione rimane costantemente pulita. Vabbè, o di conseguenza tramite la retina io vado o a coprire il volto o il visore o quello che sarà, quindi cioè in questo modo io mantengo sia la traspirabilità del volto, quindi non c'è stress, non c'è appannaggio all'interno delle lenti o delle maschere, però ho una policromia intera. Esatto. Per quanto riguarda poi, dicevamo, la tasca frontale, abbiamo un utility frontale per carte, messaggistica, qualsiasi tipo di... Dopodiché abbiamo la nostra, esatto, tasca principale che mi permette quindi di avere questo marsupiale da canguro, sostanzialmente. Abbiamo l'accesso tramite la canguro poche all'interno. Giacca e pantalone sono completamente
comprimibili e stivabili in delle utility veramente piccole. Senti, così ad occhio la grammatura è veramente... No, basta, mandiamo veramente il capo ultra leggero. Sotto i... sotto i 500 grammi, 300 grammi. Quindi è niente. Qui sì, per il trasporto. E questo è sopravvestito. Tanto sopravvestito. Io ti ringrazio ancora una volta, sono tutti quanti i ragazzi della Good Guys che insieme a te stanno sempre vicino e rinnovo il massimo supporto a voi. Grazie, grazie. Piccola pillola. È tutto qui da Iwa. Ciao.